si terrà sabato prossimo. Ed ora la linea al Foro Italico, sesto posto, oggi nei tuffi dal trampolino da un metro per la romanissima Maria Marconi, sorella di Tommaso e Nicola, che ieri hanno mancato per un soffio il podio. La linea a Dario Di Gennaro. Sì, buonasera, qui dal Foro Italico, in nostra compagnia c'è proprio Tommaso Marconi che ieri ha avuto parole di grande delusione al termine della sua prova, ma in questo momento in acqua ci sono le ragazze della pallanuoto che stanno nel corso del terzo quarto, sono con un punteggio di 15-1 contro l'Uzbekistan. Praticamente una gara già finita, già a metà del primo quarto. Allora noi possiamo tornare proprio alla gara di cui parlavi tu, sesto posto per Maria Marconi, come possiamo vedere nelle immagini, Tommaso, il quarto posto per Tania Cagnotto, forse un pizzico di delusione, ma qualcosa di più forse sarebbe stato, non era previsto comunque. Sì, le ragazze oggi sono entrate in gara un po' contratte, peccato perché avevano le possibilità, le qualità per arrivare al bronzo, anche all'argento, soprattutto Tania che i primi due l'ha sbagliucchiati, però dopo si sono riprese, hanno fatto comunque una bella gara e a loro vanno fatti i complimenti. Ecco, tornando alla gara di ieri, un po' di delusione, grande entusiasmo sugli palti, ma una grande delusione per te, per quei 9 centesimi che... Sì, peccato perché abbiamo fatto il nostro record, abbiamo fatto una grandissima prestazione e l'aiuto del pubblico è stato veramente fondamentale per noi, peccato no, 9 centesimi non sono niente, però da qua dovremo ripartire. Il 26 luglio a Ostia cosa succede? Una grande serata di beneficenza, una grande serata di tuffi, uno spettacolo unico e tutto il ricavato andrà in beneficenza per costruire un asilo in Abruzzo. Quindi tutti invitati alla corsa di Ostia il 26 luglio con la famiglia Marconi, da qui dal Foro Italico è tutto, lì nello studio.